Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Serena e benvenuti sul mio canale. Ormai lo sappiamo tutti, i TG ci hanno fatto una testa grossa così. Il coronavirus è divagato per tutta Italia e molti edifici pubblici sono stati chiusi a tutti. Praticamente tutto il nord Italia è stato messo in quarantena. E quante come me si sono trovate nella situazione di non potersi andare ad allenare? Siamo in tantissime. Oggi sono qui appunto per mostrarvi un workout completo, total body, da fare a casa con pochissime attrezzature. E devo dire che è molto efficace, ma stupita. Come alternativa al non fare niente e rimanere sul divano è ottima. Quindi per chi come me non riesce a stare ferma, è una soluzione per il coronavirus, almeno per questa settimana, sperando che riaprano le palestre almeno da lunedì, perché davvero io sono già stufa di allenarmi in casa, non so voi, ma ho proprio voglia di andare a spingere in palestra. Detto questo, vi lascio al workout e nulla, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, questo workout sarà strutturato in tre diverse parti. La prima, gambe e glutei, la seconda, parte alta, mentre la terza sono dei plank che potete andare a fare in base al vostro piacimento. Se siete avanzati potete farli da 2 minuti, da 1 minuto, anche da 30 secondi. Se avete appena iniziato ad allenarvi, se no potete anche saltarli. Io personalmente li ho saltati almeno 2 giorni e nulla. Vi lascio al primo esercizio. Allora ragazze, il primo esercizio è un sumo squat che potete andare ad eseguire con uno zaino come sto facendo io, riempiendolo magari con dei pesetti, delle bottiglie d'acqua. Io ci ho messo dentro veramente di tutto. Ci sono andata a mettere delle coppie di pesetti da 1, 2 e 3 kg, della ferramenta che ho rubato a mio padre, 2 bottiglie d'acqua da 1,5 litri l'una e un salvadanaio che avevo lì. E visto che pesava tanto, ho deciso di metterlo dentro. Questo esercizio potete andarlo ad eseguire anche con un elastico sulle spalle in alternativa allo zaino, come vedete qui. E devo dire che io mi trovo meglio con lo zaino, ma se non avete voglia di stare lì a riempirne uno e avete una banda elastica, ben venga a utilizzare quella. Il secondo esercizio sono degli stacchi rumeni fatti con una banda elastica. Se non avete la banda elastica, io vi consiglio come alternativa a questo esercizio una leg curl fatta al pavimento. È semplicissima, vi basterà prendere dei calzini con i quali riuscirete a scivolare bene sul pavimento, mettervi in una posizione simile a quella del ponte glutei e far scivolare i talloni a terra. Sembra facile questo esercizio, ma vi assicuro che non lo è per niente. Provare per credere. Il terzo esercizio è una camminata laterale che potete fare sia con un elastico intorno alle ginocchia che senza, se non ne avete uno a disposizione. Ultimo esercizio di questa Giant Set è un ponte glutei con abduzione. Se non avete la banda elastica, io vi consiglio di sostituire questo esercizio con dei frog pumps, che sono secondo me più efficaci del semplice ponte glutei se non avete a disposizione un elastico. Dopo aver eseguito questi 4 esercizi potete riposare 1 minuto o 1 minuto e mezzo, oppure se volete rendere il tutto ancora più intenso potete sostituire il vostro minuto e mezzo di pausa con un esercizio di addome. In questo caso io ho inserito dei leg raises. La seconda giant set è composta da dei push ups. So che molte in questo momento mi staranno odiando. Dei push-ups da eseguire completi oppure con le ginocchia a terra. Voi la scelta dipende dal vostro livello di fitness, se siete capaci è meglio ovviamente completi, ma potete farli benissimo con le ginocchia a terra. Come secondo esercizio abbiamo un rematore con l'elastico. Questo può essere eseguito solo se avete appunto una banda elastica. In alternativa, se non l'avete in casa, potete andare ad eseguire un Superman con le braccia in estensione. Anche questo è un esercizio che sembra facile, ma non lo è. È molto intenso se andate a lavorare sulle alte ripetizioni, fidatevi. Anche qui, dopo questi 2 esercizi, potete o andare a riposare 1 minuto questa volta, oppure sostituire il vostro minuto di riposo con
dei crunch semplicissimi. Potete anche aggiungerci un pesetto se siete un po' più avanzati. Come ultimo giant set abbiamo French press. Anche questo può essere eseguito solo se avete o una banda elastica o dei pesetti. Se siete alle prime armi, potrebbe andare bene anche una bottiglia d'acqua, magari di quelle da 2 litri, in modo tale da avere 2 kg per braccio. Ma se siete già più avanzate, vi sconsiglio di farlo perché dovreste star lì a fare veramente tantissime ripetizioni e non conviene. In sostituzione alla French press, se non avete l'attrezzatura, potete fare dei push-ups con le braccia strette per far lavorare meglio i tricipiti. Questi sono abbastanza complicati da fare. Vi consiglio di provarli prima con le ginocchia a terra e poi, se vedete che sono fin troppo semplici, di eseguirli in modo completo. Come secondo esercizio abbiamo un curl bicipiti. Anche qui, se non avete né pesetti né elastici, è un po' impossibile da fare. Stesso discorso di prima, se siete alle prime armi può andar bene anche una bottiglia d'acqua da 2 litri. Se non avete l'attrezzatura potete andarlo a sostituire con un altro rematore come quello della Giant Set B oppure semplicemente saltare l'esercizio. Come terzo esercizio abbiamo 2 esercizi di spalle oppure uno, dipende. Se avete l'attrezzatura a disposizione potete andare ad eseguire una military press con una banda elastica e subito dopo andare ad eseguire delle alzate laterali con dei pesetti o anche qui con la stessa banda elastica, oppure un'altra variante di alzate laterali che può essere eseguita con un peso minore perché è molto più difficile. Quindi se non avete i pesetti ma avete le bottigliette d'acqua vi consiglio di eseguire questa variante. Se non avete le bande elastiche ovviamente potete adattare il tutto a quello che avete voi a disposizione, quindi se avete soltanto le bottigliette d'acqua io vi consiglio di fare la seconda variante di alzate laterali e basta, e semplicemente non andare ad eseguire la military press. Eccoci arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, mi raccomando. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se volete vedere altri video simili, What I Eat in a Day, allenamenti in palestra, se volete vedere come mi alleno di solito. E mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervene neanche uno. Questo era il mio primo video su YouTube, nelle prossime settimane ne registrerò molti altri, perciò stay tuned, attivate la campanellina e nulla ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere come vi siete trovati a provare questo workout. Inoltre se avete qualche richiesta in particolare lasciatemela giù nei commenti e sarò contenta di prenderla in considerazione per un altro video. Quindi se volete vedere qualche workout in particolare o qualche video in particolare consigliatemelo giù nei commenti. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, mi trovate con il nome Sere Scarpanti, ve lo lascio qui e sotto in descrizione. E nulla ragazzi, io vi mando un bacione, spero che questo video vi sia piaciuto e nulla, ci vediamo nel prossimo video.